a Festa del Buon Gusto qui a Real Monte, dopo aver visitato il panificio si gusterà anche il gelato. Ci troviamo in una delle tante gelaterie di Real Monte, ecco, parliamo con l'assessore, non solo pane ma anche gelato. Il gelato tradizionale è quindi un gelato a pezzo, che è l'insieme di ricotta, pan di Spagna, cioccolato e vaniglia, mi pare, signora Maria. Signora Maria, ecco, ci dica la sua specialità, cosa, come lo prepara, qual è il suo segreto magari? No, il segreto no. Allora, io mi posso vantare di avere una ricetta che ha... è più di 70 anni, 50 anni l'ha portata avanti la famiglia Mondante, che è Lillo Mondante, Angela Mondante, è da 20 anni che la porto avanti io e questo mi posso vantare che faccio. Cos'è la sua specialità, velocemente? Allora, il mio cavallo di battaglia è il gelato a pezzo con la vaniglia, il cioccolato, il pan di Spagna e la ricotta. Poi stasera facciamo pure, dato che siamo nella festa del buon gusto, facciamo pure la granolosa con il cuppino, la granolosa antica pigliata con cuppino. No, immaginata, va bene? Poi per quelli che non mangeranno la ricotta facciamo pure gelato a pezzi senza ricotta. Sara Chiara Iacono è consigliere comunale al comune di Real Monte, che effettivamente sta collaborando alla riuscita di questa iniziativa che si sta svolgendo a Real Monte per gustare e apprezzare le tante specialità che i panifici, le gelaterie stanno preparando. Ecco, ci troviamo qui presso un panificio che stanno preparando i cosiddetti taralli. Sì, siamo al panificio di Benedetto di Real Monte e abbiamo trovato felicemente una sorpresa, la preparazione dei taralli. Solitamente in base al rituale festivo i taralli si fanno a novembre, come sappiamo tutti, ma ad agosto sono molto richiesti perché visitatori, turisti conoscono la straordinaria bontà di questo prodotto tipico di Real Monte, tipico dell'Agrigentino e della Sicilia. E quindi li stanno preparando per offrirli a tutti i visitatori. Quindi stasera qui a Real Monte diamo appuntamento alla festa del buon gusto, una festa che sta trovando tanto consenso, no? Sì, la festa del buon gusto sta riscuotendo tanto successo e stasera ci sarà un nuovo appuntamento, stasera di venerdì invece che il mercoledì come le scorse settimane, e vi aspettiamo in piazza Umberto I a Real Monte per gustare le tante bontà culinarie di Real Monte. Grazie.